beh, ce l'avrai, se no te c'appi un appunto veloce, te dici. Che semo, dai, portate pazienza, adesso vi ringrazio dell'attesa, ma quando facciamo per le 8... Prendiamo posto? Sì, adesso fra 10 minuti arriva anche Todeschini, che mi ha avvisato prima, e diventano 9, e più i loro 2 che fanno 11, insomma. Bene, allora dai, vi ringrazio dell'attesa, consiglieri, buonasera. Cominciamo un po' in ritardo, ma adesso siamo in grado di partire in quarta. Questa sera abbiamo un consiglio di 10 punti, fortunatamente 2 abbastanza rapidi. Do subito la palla al segretario che fa l'appello. Il sindaco c'è, vero? Sì. È assente, dopo arriva fra 10 minuti. Aspetta che ti accendo. Attenzione all'appello, signori. Todeschini assente, Vesentini Laura c'è. Menighini c'è. Colasante c'è. Marco Longo c'è. Valletta Sabrina assente. No, quella è giustificata. Franceschini c'è. Dal Sasso c'è. Zecchetto Pietro c'è. Zerman assente. Sì. Piccoli assente. Stoppato presente. Nuvoloni presente. Taioli assente. Gastaldello assente. Assente, sì. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 assenti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 presenti. 11 col sindaco, vero? Così. Va bene, perfetto. Allora, di nuovo ringrazio in particolare stasera i due consiglieri Colasante e Meneghini, loro sanno il perché, nonostante le avversità siamo qua. Partiamo col primo punto, che è lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 17 dicembre 2013 e 19 dicembre 2013, due sedute, una a ridosso dell'altra. Scusa Presidente. Ah, scusa, vedi, sì, mi hai avvisato. Quando, insomma, mi hai avvisato, no, porta pazienza. Devo ancora nominare gli scrutatori, di conseguenza ti sei offerto volontario, Stoppato e Franceschini, va bene? Ecco, dai, cedo la parola per una comunicazione urgente del consigliere Stoppato. Grazie Presidente. Porta pazienza, ma sono dimenticato. Più che una comunicazione, la mia è una richiesta, signor Sindaco. Io metto qua un pulmino giallo, no? Simbolicamente quello che si sta sentendo in questi giorni. Il motivo è questo. Da consigliere comunale, Sindaco, spesso le persone, giustamente, come immagino un po' tutti, insomma, no? Mi chiedono: ma cosa sta succedendo? È vero che tolgono servizio di scuola, bus, è vero che verrà messo il crack pooling, il crack cosa, ho detto. Allora, in sintesi, so che ci sono state anche delle riunioni in questa sala, so che purtroppo era a porte chiuse, perché molte, anche con semplicemente lo scopo di cercare di capire cosa sta succedendo, non è stato dato la possibilità di entrare, compreso alcuni esponenti della stampa, oltre che altri esponenti politici. Quello che io chiedo è un po' di rispetto nei confronti di questa sala, nei confronti del ruolo che i consiglieri comunali hanno. Mi piacerebbe capire cosa si sta programmando, cosa sta facendo l'assessore all'istruzione in tal senso, perché mi pare il minimo che i consiglieri comunali sappiano quali possono essere l'indirizzo o quello che sta succedendo sul famoso scuolabus sì, scuolabus no, crack pooling piuttosto che altri inglesismi. Che semplicemente una richiesta di un po' più di attenzione nei confronti dei nostri riguardi. Grazie. Grazie, Stoppato. Bene. Ma magari, se, siccome poi arriva anche l'assessore competente, magari più, un po' più tardi, che mi ha avvisato che arriva dopo. Riprendo l'argomento lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 17 dicembre e 19 dicembre. Ci sono 12 delibere nella cartella che è stata messa a disposizione, li porrei in votazione se non ci sono ostacoli, ma come sapete adesso c'è il testo degli interventi dentro le delibere stesse, quindi come vedete, fra l'altro, l'approvazione avviene nel primo consiglio utile
dopo dei 2 di dicembre, quindi la puntualità in questo caso è merito, diciamo, della riorganizzazione degli uffici comunali, sicuramente. Bene, pongo ai voti allora l'approvazione dei verbali delle sedute 17 dicembre 2013 e 19 dicembre 2013. Sono favorevoli? 9, contrari nessuno, astenuti 2. Sono approvati. Adesso ho annunciato un po' prima, diciamo in separata sede, a un po' di consiglieri che ci ha chiesto una leggera modifica dell'ordine di discussione dei punti, lo studio terra per motivi, diciamo, di lontananza e di logistica, quindi porterei, se nulla osta, il punto 4 alla immediata discussione e poi riprendiamo dal punto 2 e dal punto 3, insomma. Prego, accomodatevi pure. Sì, prego. Il punto 4, così anche per i presenti lo ripassiamo, è: c'è stato un nuovo progetto e un relativo studio di impatto ambientale presentato nel novembre 2013 dalla società Adige Ambiente in ordine alla delocalizzazione con contestuale introduzione di varianti sostanziali all'impianto sito in località Cavecchia nel comune di San Martino Buonalbergo, per il quale questo consiglio si era già espresso in maniera molto forte e molto contraria con delle osservazioni. Adesso si tratta appunto di approvare un'analisi critica dello studio di impatto ambientale redatta dallo studio Terra SRL, che è qui presente e relazionerà. Prende la parola direttamente l'architetto Federici. Bene, a lei. Ecco, una piccola premessa, poi lascio la parola alla dottoressa Ciarallo. Allora, queste osservazioni sono osservazioni successive al progetto che è stato già esaminato in commissione di valutazione di impatto ambientale in merito a questo intervento di delocalizzazione e ampliamento della discarica sita in Cavecchia. A seguito delle varie riunioni che ci sono state in regione in commissione per la valutazione di impatto ambientale, è stato presentato dalla ditta Adige Ambiente un'integrazione progettuale che ha visto l'eliminazione della linea M8, che era quella più discussa la volta precedente, perché per via delle emissioni, essendo questa la linea che riguardava un po' la fonderia, la parte della fonderia. Nell'illustrazione del, diciamo, progetto integrato dove vede l'eliminazione di questa linea di attività, la Regione Veneto non ha riaperto i procedimenti della valutazione impatto ambientale, quindi ripubblicando con avviso per permettere alle amministrazioni di fare le osservazioni entro i 60 giorni. Motivo per il quale il Sindaco, con una propria nota, ha fatto richiesta alla Commissione questo fine dicembre, perché ovviamente arriva sempre tutto a cavallo delle festività natalizie, ha fatto una richiesta alla Commissione VIA di poter posticipare inchiesta pubblica e conferenza su servizi della Commissione VIA, che poi si determinerà su questo progetto, in ragione di poter presentare queste osservazioni. E difatti non siamo stati al momento convocati in regione per nessuna espressione di parere o confronto con la ditta e comuni con termini che hanno presentato le osservazioni. Quindi questo momento è importante perché andando a votare queste ulteriori osservazioni sul progetto modificato, il Comune di San Giovanni apre ulteriormente diciamo un confronto su questa problematica al tavolo della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale. La parola allo studio Terra. Buonasera a tutti. Sì, sostanzialmente nel novembre del 2013 dell'anno scorso Adige Ambiente ha ripresentato una rivisitazione, diciamo, del progetto, che appunto comprendeva in sostanza l'eliminazione di questa linea produttiva, che era la linea di recupero metalli attraverso un processo di fonderia, che effettivamente era la linea, diciamo, più critica dal punto di vista delle emissioni in atmosfera.
E in pratica, appunto, su incarico dell'amministrazione comunale abbiamo analizzato di nuovo tutto il progetto, anche perché Adige Ambiente ha ripresentato uno studio di impatto ambientale che quindi è andato integralmente a sostituire lo studio di impatto ambientale precedente. Abbiamo proceduto attraverso una completa rivisitazione della perizia che è stata svolta per il progetto precedente, che era stata giurata in tribunale entro i termini, insomma, e poi depositata entro i termini comunque del processo partecipativo. In sostanza, molte delle lacune e delle criticità che avevamo evidenziato per il progetto precedente sono riconfermate anche in questa nuova versione. Prima di tutto ribadiamo la necessità di effettuare, diciamo, a monte della decisione conclusiva che sarà presa dalla Regione, una valutazione di impatto sanitario. Che è una valutazione che dovrebbe essere fatta a supporto delle decisioni, in quanto diciamo, abbiamo una situazione ambientale territoriale abbastanza complessa e diciamo, definita già all'ante operam, cioè prima della realizzazione di questo progetto, da criticità a livello di inquinamento, ma anche di una commistione di fonti inquinanti, e poi ancora c'è sempre il futuro progetto di riattivazione della linea di incenerimento di Cadelbue, che deve essere comunque valutato a livello integrato anche con questo progetto. Quindi ribadiamo la necessità di questa valutazione, che in contrapposizione a quanto ha detto lo stesso proponente nelle controdeduzioni che ha presentato, alle osservazioni che sono state presentate dai comuni, non si esaurisce in una semplice valutazione dello stato di salute dal punto di vista epidemiologico, ma è una valutazione ben più complessa e che prende in considerazione anche tanti altri aspetti socioculturali, ambientali e oltre che appunto strettamente sanitari. Poi ancora risultano non affrontate le alternative di progetto a livello tecnologico, ma anche e soprattutto a livello localizzativo, che è una questione molto importante in questo contesto. E poi ancora non è stata valutata l'ipotesi di poter realizzare questo progetto, ma come occasione per andare a ammodernare o riconvertire un'area magari produttiva dismessa o comunque un'area che è run down e che deve essere riqualificata, già presente sul territorio. Ragionamento che comunque, sempre in contrapposizione a quanto ha specificato il proponente, è assolutamente indipendente dal processo autorizzativo che è in atto. Altro punto fondamentale è che anche in questa nuova versione di progetto c'è tutta l'evidenza su base normativa che non si tratta di un ampliamento, come il proponente continua a ribadire e sul quale si basa, ma si tratta a tutti gli effetti di un nuovo impianto, sia dal punto di vista delle tecnologie, delle nuove linee produttive attuate, perché si passa da un impianto, da una semplice raccolta e stoccaggio di rifiuti, si arriva ad una piattaforma integrata proprio di lavorazione e trattamento e recupero e smaltimento del rifiuto. E comunque, siccome la normativa non si esprime nel definire il limite di un ampliamento nella tipologia di lavorazioni che vengono attuate, ma si esprime solo in termini dimensionali, anche andando a confrontare la differenza di superficie coperta ante post operam, c'è proprio la netta evidenza che si superano i limiti dimensionali che la normativa definisce per stabilire se si tratta di ampliamento o di nuovo impianto. E in questo caso è a tutti gli effetti un nuovo impianto. Quindi, considerando questa come base di partenza, abbiamo tutta una serie di forti
incoerenze con la pianificazione, sia a livello, con gli strumenti pianificatori, sia a livelli sovraordinati come il piano d'aria quadrante Europa, che a livello locale e nello specifico con il piano regolatore comunale del comune in cui si localizza l'impianto, che è San Martino Buonalbergo. In poche parole, diciamo che il piano d'aria quadrante Europa vieta la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti in determinate aree che hanno dei vincoli, o comunque perché hanno delle valenze ambientali o delle particolari sensibilità. E l'area di progetto ricade in aree vincolate dal PACU, e quindi per questo il progetto in sé è incongruente e in forte contrasto. La stessa cosa è stata analizzata anche in riferimento al piano regolatore, appunto al PAT del comune di San Martino Buonalbergo, in quanto abbiamo un'area che è identificata come una forte sensibilità ambientale, perché è un'area di forte naturalità, è una buffer zone, e poi ancora è di connessione naturalistica, e poi è un'area che è stata ad elevata vocazionalità del territorio agricolo. Quindi, avendo questi due connotati, si presentano diciamo in forte contrasto poi proprio con la progettazione in essere. Sono inoltre state rilevate e riconfermate lacune a livello più tecnico che erano state già rilevate con il precedente progetto. In particolare le tematiche diciamo affrontate in maniera non sufficientemente approfondita, comunque non idonea, sono state: una, quella dell'approvvigionamento, nel senso che è stata completamente omessa la trattazione dell'analisi merceologica dei rifiuti in ingresso, ma anche del bacino d'utenza, nel senso che l'impianto potrebbe essere veramente sovradimensionato rispetto all'effettiva necessità di rifiuti che ci sono sul territorio, anche in considerazione comunque di impianti di recupero e trattamento già esistenti sul territorio, e ricordiamoci sempre il progetto futuro di riattivazione della linea di incenerimento, che è ancora in fase, sì, logicamente di progettazione, non si sa ancora se si farà oppure no. Poi ancora altre tematiche poco approfondite sono state il traffico e sempre le alternative progettuali, oltre poi a tutta una serie di lacune dal punto di vista proprio ambientale per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e la valutazione degli impatti, che di nuovo è stata rilevata la mancanza di una corretta valutazione dell'impatto cumulativo. Come conclusioni di questo studio, diciamo che allora innanzitutto appunto molte carenze e lacune sostanziali rilevate nella precedente perizia sono qua riconfermate, e soprattutto sulla base delle modifiche che saranno apportate all'impianto esistente riteniamo che di nuovo l'impianto si venga a configurare come un nuovo progetto, un nuovo impianto a tutti gli effetti e non come ampliamento. Alla luce di ciò si ritiene che la scelta localizzativa della nuova configurazione impiantistica non sia assolutamente inadeguata e non conforme agli strumenti urbanistici, sia in relazione appunto alla pianificazione sovraordinata che a quella locale. Ma la parte più importante è che però noi riteniamo la configurazione impiantistica, cioè dal punto di vista del processo attuato, che l'impianto sia valido, nel senso che non prevede nessuna linea di incenerimento, è stata eliminata la linea di fonderia. È un impianto che diciamo è vocato proprio al recupero di materia, al riciclo e quindi non allo smaltimento. Per cui alla luce del forte stato di inquinamento che c'è già a livello del territorio nostro e comunque anche a livello regionale, allo stato di salute già presente,
riteniamo doveroso il perseguimento in realtà di una pianificazione nella gestione del rifiuto che sia proprio improntata al massimo, massimo riciclo e recupero di materia. Dal momento che l'impianto in questione è coerente con questi obiettivi, perché prevede questo tipo di lavorazioni, noi non riteniamo di bocciarlo, però riteniamo che sia il caso di attivare un processo tecnico partecipativo volto all'individuazione di una corretta localizzazione per questo tipo di impianto e che vada soprattutto a definire innanzitutto un territorio nel quale può essere studiato se ci sono dei siti idonei. E devono essere innanzitutto anche analizzati le aree produttive già presenti, se ci sono delle aree dismesse, se ci sono delle aree che risultano sottoutilizzate e che quindi possono benissimo accogliere questa tipologia di impianti, anche attraverso l'applicazione di aree produttive ecologicamente attrezzate, che sono aree vocate ad un risparmio di energia, ad un risparmio poi anche nella gestione poi del rifiuto che verrà prodotto. E quindi riteniamo questa come base essenziale, cioè non andare a bocciare e a dire di no a questo tipo di impianti, ma a dire ok, si possono fare perché sono in linea con la tematica di una corretta gestione del rifiuto, ma andiamo a trovare però una localizzazione idonea sul territorio che non vada ad esempio ad essere logicamente ubicato in un'area che è un'area di connessione naturalistica e un'area di valorizzazione agricola. Molto chiaro, bene, grazie. Grazie, poi comunque c'è qualcuno che vuol fare una domanda tecnica, ma mi sembra che è stato detto con molta chiarezza di che cosa stiamo parlando e quale problema stiamo affrontando. Grazie mille, aspetto che se c'è qualcuno che vuole deve intervenire, sì, niente, domande a posto, dai, facciamo pure gli interventi, comunque se c'è qualche dubbio gliela... Fate lo stesso, sì, ecco, la domanda. Io ringrazio la dottoressa per la chiarezza e anche per ovviamente lo studio effettuato. Io volevo semplicemente dire che sicuramente se noi partiamo dal presupposto della politica del riciclo, riuso, recupero, noi siamo ovviamente i primi come amministrazione a credere in questo tipo di processo che riguarda i rifiuti. E sicuramente siamo favorevoli. Qua ovviamente però io un po' puzza di bruciato la sento, insomma, su questa operazione che in prima battuta andava a inserire una linea che secondo me era pericolosa dal punto di vista ambientale, e poi ovviamente il progetto è stato rimodificato, ma come giustamente abbiamo sentito è un nuovo impianto completamente, cioè si va a inserire in un ambiente che già è sensibilmente provato, perché siamo a due passi da Cadelbue, abbiamo sentito ormai in tutti gli anni che parliamo di Cadelbue, in una zona che è sensibilmente fragile, perché siamo nell'alveo del fiume Adige, e dunque non si capisce perché proprio lì bisogna fare un impianto che poi adesso è stato vestito un po' con la logica del riciclo, riuso, recupero, eccetera, eccetera. Ecco, dunque io direi che sicuramente, per quanto ci riguarda, da respingere questo tipo di politica che va a infierire su un territorio già fragile, ed è in linea con la battaglia che stiamo facendo su Cadelbue, che speriamo che vada a buon fine. Sicuramente ci sono delle lacune, come sono state evidenziate, cioè l'impatto, una valutazione di impatto sanitario fatta con tutti i crismi e con tutte le variabili possibili in questa zona. Noi abitiamo qua vicino, sappiamo, siamo in un triangolo dove ci sono arterie di alta percorribilità e dunque l'autostrada, le tangenziali,
e ovviamente già impianti preesistenti. Dunque anche aggiungere un impianto tecnologico che sicuramente poi avrà un impatto dal punto di vista sanitario in più su una zona molto molto già provata come è la nostra zona. Ecco, dunque io sicuramente do una valutazione negativa di tutto questo riassetto che c'è, come era negativa l'altra volta quando ne abbiamo già parlato, e spero che la Regione Veneto riattivi tutte quelle procedure che noi abbiamo ovviamente auspicato per poter ritornare a parlare in modo più adeguato come comune contermine di questo impianto che ovviamente ci è piazzato sempre a poche centinaia di metri dal nostro centro storico, insomma. Ecco. Ultima cosa, è giusto che trovino un altro sito più consono, sempre qua, sempre a sud, a sud-est della città, no, ecco, questo non è ammissibile. Grazie Franceschini. Qualche altro commento? Beh, c'è poco da aggiungere. Piccoli, prego. C'è poco da aggiungere, è vero, però c'è un particolare. La conclusione di questo studio pone come suggerimento il fatto di dover cambiare sito, di poter cambiare luogo dove eventualmente fare questa attività. Si dice non in un territorio dal punto di vista ambientale protetto e non in un territorio agricolo. Domanda, dove andiamo? Avete voi l'idea di dove potrebbero collocare un tale impianto? Cioè, credo che la proposta che si fa non sia poco realizzabile, perché alla fin fine qualsiasi ampliamento urbanistico, qualsiasi progetto di questi, anche di questo tipo, va comunque sempre a collocarsi in un'area nuova che sostanzialmente è un'area agricola. Credo che questo possa essere un limite alla buona volontà di chi propone queste cose, nel senso che credo che sia molto difficile. Cioè, al momento non mi viene in mente quale altro luogo potrebbe essere, se non il fatto di trovare una zona agricola, di espansione magari, comunque. Non credo quale altro sito. Ecco, se c'è qualche suggerimento in questo senso. Beh, finito. No, io ho capito il contrario, adesso magari lo spiegano un po' meglio. Magari prima posso far intervenire il consigliere Zecchetto e poi date pure, magari se lui ha qualche altra cosa, se no rispondiamo a tutti. No, io credo che, come dice Piccoli, forse sarà un'area agricola quella che potrebbe, ma certo un'area, non un'area agricola messa in quella posizione lì. Fra Cadelbue, Cavecchia, autostrade, superstrade, motocross, per Dio, mi sembra che sul confine di San Giovanni scaricano tutta l'immondizia possibile, o sbaglio? Oltretutto mi sembrava che ci fossero dai 150 ai 200 camion nel primo progetto per conferire in discarica il rifiuto, che forse è l'inquinamento più forte, più che la fabbrica, sono i 200 camion che passano giornalmente per conferire il rifiuto. E allora, insomma, credo che sia ora di finirla, che sui confini di San Giovanni, tra Cavecchia, tra questo e tra quell'altro, ci mandano di tutto. Io credo che sia ora di finirla. Credo che ci siano, come diceva la signora o signorina, non so, aree dismesse, zone diverse, ma non concentrare tutto sui confini di San Giovanni, perché a questo punto veramente saremo la discarica non solo della provincia ma anche della regione. Quindi noi siamo veramente contrari a questo tipo di atteggiamento che da molto tempo si sta attuando nei confronti del nostro comune. Grazie Zecchetto. Finiti gli interventi, diciamo, penso che ci sia una precisazione, vero? No, cioè, l'importante, sì,
è quello di attivare, noi adesso non possiamo, non abbiamo individuato logicamente noi una soluzione alternativa, una posizione alternativa per questo impianto. Di sicuro bisogna anche vedere e studiare un attimo la logistica, perché comunque non si può realizzare questo impianto a 100 km di distanza, se no abbiamo il doppio dei problemi di traffico logicamente sulle lunghe percorrenze che potrebbero esserci rispetto ad adesso. Cioè, l'importante è non realizzare nuovi impianti in aree agricole o in aree che hanno delle altre vocazionalità, quindi o di connessione ecologica come adesso, o perché vicino a siti SIC, siti natura protetti come sono adesso. Questo è essenziale, anche perché comunque è incongruente proprio come progettazione, siamo d'accordo. D'altro canto non si può neanche però, appunto come dicevamo prima, dire di no a questa, secondo noi, a questa tipologia di impianto, perché non è un impianto di incenerimento, non ha un processo di combustione al suo interno, è un impianto proprio di recupero sostanzialmente di materia. E allora secondo noi la soluzione ideale è quello di mettersi tutte le amministrazioni, magari con termini, è anche da vedere quali amministrazioni, attorno a un tavolo di concertazione e andare poi a studiare tutte le aree produttive che ci sono già sul territorio e che probabilmente, cioè non lo so, però vedo un po' anche nei nostri territori, in questo periodo di crisi sicuramente ci sono delle aree che non sono utilizzate, non sono, diciamo, sono sottoutilizzate, quindi perché non andare ad utilizzare proprio quelle aree che sono già produttive per la localizzazione di questo impianto? È questo, diciamo, il ragionamento. Oppure delle aree che sono dismesse, si potrebbe andare a localizzarlo lì, cioè delle aree che siano già a una vocazione produttiva e che quindi questo impianto sarebbe, diciamo, congruente, consono, sì. Comunque è un processo che, se c'è la volontà, è da attuare, ma anche la Regione potrebbe attuarlo. Bene. Tutto. Bene, bene, grazie. Posso chiudere il dibattito? C'è Marco Longo, vuol dire fare intervento? Sì, volevo precisare che la potenzialità annua è di 270.000 tonnellate di rifiuti solidi e liquidi, 900 tonnellate giornaliere, calcolate 300 giorni lavorativi. La superficie dell'attività produttiva dell'attività che viene interessata sono 32.000 metri quadrati. Si tratta senz'altro di un nuovo impianto, perché l'impianto attualmente esistente mi sembra che sia un terzo della superficie. Quindi non so come possano a giustificare un ampliamento quando siamo in presenza di questi dati tecnici. Poi la localizzazione viene posta a circa 200 metri da dove c'è adesso l'impianto. Quindi, giustamente, come è stato messo sulla deliberazione nella premessa, si tratta di un nuovo impianto e attraverso la Regione e la Conferenza dei Sindaci si potrebbe trovare un posto idoneo nell'ambito della provincia, facendo una conferenza di sindaci o d'altro, come è stato messo sulla delibera, di trovare soluzioni alternative a questo. Giustamente il problema è se interessa area agricola, quindi si mangia SAU, ma in questo contesto, visto anche il tipo di impianto che viene fatto, non c'è più il famoso cammino 8 che era quasi come cade il bue, e sarebbe cosa buona trovare una soluzione di una zona industriale dismessa, che ce ne sono moltissime a sud di San Giovanni del Patotto. Sappiamo benissimo che hanno fatto capannoni in tutto il territorio del Veneto col famoso beneficio di investire nel capannone. Abbiamo disfatto il nostro territorio del Veneto con questa legge che è stata fatta purtroppo dalla Regione Veneto per
anziché investire i soldi per far capannoni e capannoni. Adesso ci troviamo nella nostra bassa capannoni abbandonati da anni che non so che fine faranno. Quindi cerchiamo di trovare soluzioni alternative a questo. Come diceva Zecchetto, noi siamo circondati da questi tipi di siti inquinanti, quindi siamo stufi di avere questo tipo di intervento da parte dei nostri comuni e amministratori che gestiscono il loro territorio, che scaricano su San Giovanni Patotto di tutto. Quindi il mio voto sarà senz'altro favorevole alla delibera così come è stato impostato, e ringrazio lo studio Terra che ha fatto uno studio molto dettagliato, forte, e puntiamo molto sul discorso sanitario. Mi spiace che manca il dottor Taioli, perché lui capisce cos'è il discorso sanitario per i cittadini di San Giovanni del Patotto, i danni che vengono recati da questi siti che inquinano il nostro vivere. Quindi il mio voto sarà senz'altro favorevole a questa deliberazione, e faremo tutto il possibile perché non sorga questo tipo di intervento. Grazie. Grazie Marco Longo. Pongo dunque ai voti, vi ricordo che se non ci sono precisazioni, votiamo 5 punti in realtà, non solo di approvare lo studio presentato dallo studio Terra e le osservazioni che abbiamo appena sentito, e di esprimere parere negativo al progetto, ma anche di chiedere allo studio Terra di presentare la stessa analisi in forma di perizia giurata, di fare dovute comunicazioni alla Segreteria Regionale per l'Ambiente e di nominare anche la responsabile del procedimento nell'architetto Federici. Bene, pongo ai voti, sono a favore 8, 9, 10, 11, 12, contrari nessuno e astenuti nessuno, perché all'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità, sono favorevoli gli stessi 12, contrari nessuno e astenuti nessuno. Quindi questo punto è approvato. Ringrazio nuovamente l'esponente dello studio Terra, di cui mi scuso ma non ricordo il nome. Cinzia, dottoressa Cinzia, grazie, buona serata. E riprendiamo dal punto 2, approvazione del protocollo d'intesa con la Fondazione Beato Tovini, Onlus di Verona, e la parrocchia di San Giovanni Battista in Nativitate, invece Lupa Totina, per l'attuazione del progetto microcredito di soccorso, prestiti a persone e famiglie con difficoltà economiche temporanee e attivazione di un centro di ascolto. Penso che sia materia dell'assessore Bottacini, quindi gli cedo immediatamente la parola. Buonasera. Nell'oggetto mi sembra che sia abbastanza specificato di cosa consiste. Spiego un attimo, per chi non la conosce, la Fondazione Beato Geppo Tovini di cosa si occupa. È una fondazione che lavora già da anni sul nostro territorio e che collabora attivamente già col Comune nell'ambito dei servizi sociali e con le parrocchie. Si occupa di aiutare persone che sono in difficoltà economica, perché magari si sono indebitate in maniera impropriata, ma che dopo una attenta valutazione hanno delle potenzialità per uscire da questa situazione, ma che non sono in grado di ricorrere ai normali canali finanziari perché non hanno possibilità di dare delle garanzie come è richiesto. La Fondazione quindi ha come scopo quello di valutare la richiesta delle persone, capire le loro potenzialità, affiancarle nella redazione di un piano economico e poi di farsi da fare da interfaccia con le banche, proprio per riuscire ad accedere al credito. E poi naturalmente di verificare che la persona vada a restituire nel tempo secondo quanto stabilito quanto ha ricevuto dalla banca. Nel far questo la fondazione deve dare lei delle garanzie ovviamente, e quindi ha bisogno di avere dei fondi adeguati per poter coprire eventuali perdite.
Nell'approvare questo protocollo, quindi cosa otteniamo? Beh, otteniamo che di aumentare fortemente la collaborazione che, ripeto, già c'è con questa associazione, con questa fondazione, quindi la possibilità da parte dei servizi di poter inviare delle persone che possono essere in questo modo aiutate, e dall'altra parte la fondazione ha la possibilità di avere da parte del comune, istituendolo, un fondo di garanzia che possa coprire una parte di eventuali perdite. E l'attività che viene svolta va anche nell'ottica, che poi sarà una delle mozioni finali, di aiuto anche persone che eventualmente si sono indebitate a seguito di comportamenti riguardanti il gioco d'azzardo, insomma, e quindi la fondazione ha la possibilità anche di valutare, se questo è successo, di inviare le persone di nuovo ai servizi sociali e eventualmente anche ad altri centri che possono aiutarle. Ultima cosa, la fondazione nasce anche come proprio fondo solidarietà anti-usura, e quindi anche evitare che persone che sono in difficoltà economiche possano in qualche modo cadere nella rete dell'usura. Ha varie, ovviamente, grandi garanzie. In particolare cito solo il fatto che la fondazione fa parte della Consulta Nazionale Anti-Usura Giovanni Paolo II. Quindi, approvando questo protocollo, oltre a un'attività di collaborazione, successivamente, quando sarà l'approvazione del bilancio, si potrà istituire un fondo di garanzia proprio per poter aiutare la fondazione stessa. Ultima cosa, la fondazione c'è coinvolta anche la parrocchia, perché lavora in collaborazione con i centri di ascolto e quindi con le parrocchie del territorio. Grazie. Ci sono dubbi? Nuvoloni, prego. Grazie, faccio la domanda che vorrebbe fare il collega Piccoli. Sì. No, è encomiabile l'iniziativa, logicamente siamo d'accordo, ma volevamo appunto chiedere se è già stata destinata una cifra e se no, quando sarà destinata questa cifra. Basta. Prego. Allora, il fondo verrà istituito nel momento in cui ci sarà il bilancio. Le caratteristiche del prestito sono: l'importo massimo è di 5.000 euro, cioè il credito che viene dato è massimo di 5.000 euro, quindi la fondazione ci ha chiesto di coprire almeno questa cifra, insomma. Quindi questo è all'interno del bilancio, cercheremo allora di 5.000. Attualmente 5.000 è il massimo che possono erogare anche proprio per legge. Attualmente poi, insomma, di solito sono cifre che vanno dai 1.000 ai 3.000 euro massimi. Perché ricordo che poi le persone devono rientrare, insomma, dal debito. Certo, sì. Il fondo del comune è solo una garanzia per chi non rientra, insomma, per la fondazione, se i debitori non dovessero rientrare. Bene, lascio aperto allora il dibattito, se ci sono interventi, ma credo di non notare nessun intervento. Bene, dai, anche questa delibera allora scorre abbastanza fluente. Chiudo. Metto ai voti allora la delibera con la quale viene proposto di approvare un protocollo d'intesa con la Fondazione Tovini e la Parrocchia di San Giovanni Battista, in cui il succo del discorso è che la Parrocchia di San Giovanni Battista pone a disposizione le strutture e la sede per un centro di ascolto, mentre l'amministrazione crea, nel redigere il bilancio del 2014, un adeguato fondo a coprire eventuali perdite per operazioni non andate a buon fine a favore dei residenti. Il terzo punto, molto sinteticamente, è quello di affidare la responsabilità
del procedimento alla dirigente dell'area affari generali. Bene, sono favorevoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, l'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno, pongo in votazione anche l'immediata eseguibilità, sempre 15. Anche questo punto, il punto 2, è approvato, stavolta all'unanimità. 4, 8, 9, 10, 14, chiedo scusa, se ho contato male io perché manca Valletta, sì, sì. Chiedo scusa, metto segno qua, 14, grazie per la correzione. Il terzo punto, che sarebbe il quarto, ma comunque continuiamo a numerarli normalmente, sono controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione della variante puntuale al primo piano degli interventi relativamente al centro storico ai sensi dell'articolo 18 legge regionale 11/2004. Un passaggio formalmente dovuto di approvazione, anche se erano già stati adottati e abbiamo aspettato, giusto sindaco, non voglio rubarti il mestiere, ma abbiamo aspettato delle osservazioni, ma non so se intervieni tu o l'architetto Federici. Sì, penso anch'io, perché però insomma è giusto fare una piccola sintesi di tutto. Allora, c'è stata l'adozione di queste varianti puntuali che riguardavano 3 unità minime di intervento in centro storico, una quella prospiciente via Marconi della società MF, una in via Verdi e una verso tra via Cartiera e via Alzarini. Tutte e tre le unità minime di intervento prevedono in sostanza delle modifiche sia a livello di nuova edificazione che di viabilità. Mi riferisco in particolare a questa prospiciente via Marconi, dove è stato previsto in sostanza la possibilità di demolire quella parte, diciamo, residua di un edificio a fronte poi di un miglioramento della viabilità di accesso e anche della viabilità interna all'attuale zona già edificata. Quella in via Verdi che prevedeva l'edificazione lungo la strada a porticato ne è stata modificata diciamo l'impostazione progettuale sia sotto il profilo architettonico, creando le condizioni per realizzare non un fabbricato a L col porticato sulla strada, che di fatto è anche una tipologia architettonica che a San Giovanni non esiste, ma anche dove è inserita nel contesto, diciamo, di questa unità mia intervento, ma in un unico edificio con caratteristiche completamente diverse, inserite in un contesto di centro storico tra virgolette, inteso nel senso che sono comunque edifici privi di caratteristiche architettoniche particolari o storico monumentali che possono essere di interesse conservare, a fronte di una nuova edificazione, anche se vogliamo un po' sperimentale, che poi sarà ripresa successivamente nel piano degli interventi del centro storico. Questo nelle modalità di determinazione dell'altezza del fabbricato e anche nella ricomposizione dei volumi a fronte di uno sfruttamento migliore diciamo di quelli che fino ad oggi venivano utilizzate tra virgolette come soffitte abitabili, su richiesta esplicita proprio del sindaco di poter attuare e sperimentare questo nuovo approccio all'edificazione. Sempre in questa unità minima di intervento però è stato riconfermato il parcheggio, che era previsto un parcheggio abbastanza grande, che è funzionale non solo alla nuova edificazione, era stato previsto così comunque nel centro storico già da diverso tempo, che è funzionale anche al parcheggio pubblico, in sostanza funzionale anche all'edificazione esistente. Per quello che riguarda l'unità minima di intervento invece fra via Cartiere e via Alzarini, qui erano in sostanza un'unità minima di intervento che prevedeva un'edificazione costruita in aderenza con un'altra unità minima di intervento, per cui non attuabile fin tanto che i proprietari non riuscivano a mettersi d'accordo per realizzare questo unico edificio.
si sono separati in sostanza le modalità di intervento, confermando i volumi esistenti all'interno di queste unità minime di intervento, a fronte delle medesime richieste di standard urbanistici che erano previsti già originariamente, e anche della realizzazione di un percorso ciclopedonale di, diciamo, verso, da via Cartiera verso via Alzarini. L'adozione appunto è stata fatta a fine novembre, mi sembra. Comunque sono state fatte le pubblicazioni, non sono pervenute delle osservazioni, c'erano 60 giorni di tempo per presentare osservazioni da parte dei cittadini e degli attori che possono essere interessati a presentarle, enti o associazioni o cittadini stessi, non ne sono pervenute, per cui questa sera... c'era un'altra variante che riguardava la valorizzazione della caserma dei Carabinieri anche. E ecco, andiamo a chiudere in sostanza il percorso di approvazione della variante anche in presenza di mancanza di osservazioni. Bene, grazie architetto. Non vedo mani alzate per domande, ma comunque c'è qualche intervento? No, passaggi già fatti del resto. Sì, no, ti cedo subito la parola, anche se stavo per dire che abbiamo fatto un dibattito anche in momento dell'adozione. Quindi. Infatti prego. Non parlerò nella fattispecie di queste quattro cose, ma parlando di edificazione a me viene in mente sempre uno dei primi consigli comunali di questa amministrazione, dove abbiamo approvato l'unanimità quel cartello di Salviamo il Territorio e ci chiedevamo se erano passati i sei mesi per produrre censimento, edifici sfitti, non sfitti. Mi saltava alla mente questa cosa parlando di edifici, quindi chiedo se abbiamo news in merito. Rispondi tu, Fede. C'è il sindaco che prende la parola. Sì, ricordo benissimo quell'iniziativa lì, e per evitare di gravare ancora su, è un censimento e quindi è sicuramente una cosa importante anche da un punto di vista di informazioni da reperire, però per evitare di gravare sull'amministrazione non solo in termini economici ma anche in termini proprio di personale, quindi di tempo a disposizione, sto cercando di capire se riesco a farlo, e lo dico anche motivo del ritardo, non perché non sia la volontà, sto cercando di capire se riesco a farlo nella convenzione che ho fatto gratuita con il Politecnico di Milano. E quindi il servizio che il Politecnico potrebbe darci sarebbe quello di mettere a disposizione. L'anno scorso il Politecnico, avete visto, che aveva studiato parte della zona industriale. Quest'anno stiamo valutando altre tematiche. Potrebbe essere che ci metta a disposizione degli alunni, visto che è una schedatura e la competenza per fare un certo tipo di schedature, anche da un punto di vista accademico, chi fa un percorso che va intorno al terzo anno dell'università, dal terzo al quinto lo può fare e fa un lavoro egregio, penso che magari risparmiamo l'occupazione di qualche dipendente e anche qualche soldino. Bene, posso porre dunque in votazione. Si allontana, credo, il consigliere Stoppato. Sì, va bene. Vai, Todeschini non c'è. E sono 8, 4, 8, più 2, 3, 11. Sì, adesso se Piccoli mi sostituisce provvisoriamente, no, perché mi hai detto che devi andare anche tu, giusto? Quindi nominerei Nuvoloni a questo punto sostituto, se magari non dovesse, sostituto scrutatore intendo. Pongo dunque ai voti anche questa delibera di approvazione della variante puntuale al primo piano degli interventi relativamente al centro storico. Di dare atto che nei termini stabiliti dalla legge regionale 11/2004 non sono pervenute osservazioni alla variante, di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di San Giovanni Lupatotto degli elaborati tecnici e di assegnare la responsabilità, anche in questo caso, del procedimento al dirigente dell'area tecnica, architetto Federici. Sono a favore? 9. No, 10 piccoli, 10 contrari, nessuno, astenuti 2, con assenti Stoppato e Todeschini.
Nuvoloni Taioli. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità. Sono a favore 4, 8, 9, 10, pardon. Anche piccoli. Contrari nessuno, astenuti 2. Anche questa delibera è approvata. Adesso c'è il punto 5, il 4 l'avevamo fatto, e sono delle altre osservazioni anche in questo caso a un progetto preliminare studio ambientale per una procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale della pista per la pratica di moto e bici cross con annesse strutture funzionali in via Matozze vicino a Cadelbue in comune di Verona. Ne avevamo già parlato anche di questo, ma ci sono delle novità e quindi... La cartellina, certo. Aspetta un attimo, selezione Tobini, nuovo progetto di testa, membro di fatto. Anche in questo caso prende la parola l'architetto Federici. Allora, in sostanza, queste osservazioni sono integrative di quelle che sono già state inviate in provincia relative all'impianto di motocross che hanno intenzione di realizzare sempre di là, dall'Adige sotto Cadelbue. Non sono, voglio dire, sono due puntualizzazioni che riguardano gli aspetti dell'acustica che erano già comunque stati messi ampiamente in evidenza nelle osservazioni trasmesse. Sono in sostanza due puntualizzazioni dove viene ribadito che nei punti di rilievo delle emissioni rappresentate nella relazione che accompagnava la valutazione di impatto ambientale esaminata l'altra volta ci sono dei punti, diciamo la zona R4, la zona R5 che si trovavano a ridosso del comune di San Giovanni, però sempre sul confine, diciamo, dell'impianto, che portano un superamento dei valori. Allora, nelle osservazioni precedenti noi avevamo proprio messo in evidenza questo problema. Perché? Perché è chiaro che le rilevazioni fonometriche in alcuni punti sono evidentemente fuori dai limiti previsti per legge, ma nella relazione di impatto ambientale per diciamo bypassare il problema rispetto all'acustica e dire che comunque in questa verifica di assoggettabilità c'è la conformità anche sotto il profilo dell'acustica utilizzano il dato medio, cioè dicevano nella media però si rispettano i limiti di legge. Allora, per rafforzare ulteriormente quello che abbiamo sostenuto nelle osservazioni precedenti, cioè non è vero, non è il dato medio che va esaminato in una verifica, pur essendo a livello di verifica di assoggettabilità, nei punti verso il comune di San Giovanni, a ridosso dell'impianto ci sono dei superamenti che vanno comunque anche valutati nella complessità dei rumori che sono presenti nella zona, che sono dati anche dall'autostrada, dall'inceneritore, da Cadelbue, quando e come sarà in funzione, Cavecchia dovesse venire avanti, quindi non possono essere solo valutazioni esclusivamente puntuali sull'impianto che io inserisco, perché comunque la zona è già ampiamente disturbata, ecco il concetto è questo. Allora rafforzano ulteriormente quei passaggi tecnici proprio di rilevazione dei dati dell'acustica e vanno a sostanziare ulteriormente quanto il Comune di San Giovanni ha già presentato nelle osservazioni precedenti. Ecco, quindi bene, grazie. Penso che era relativamente chiaro da leggersi anche il testo della delibera, quindi non so se avete dubbi, sempre a disposizione, ma era sufficientemente sviscerata. Apro quindi il confronto, se c'è qualcosa da commentare, altrimenti cedo
la parola anche all'assessore Turella su questo punto? Preciso perché l'assessore Turella, perché la commissione in provincia è stata convocata la prima volta ed era prevista la mia presenza, poi è stata annullata a ridosso della commissione ed è stata riconvocata qualche giorno dopo con un preavviso di poco meno di 24 ore, anche io non ho potuto partecipare e ho delegato il vice sindaco Turella, quindi in merito a quella commissione è informato e lascio la parola a lui. Grazie, sì. Grazie, sì. Sono emersi alcuni dettagli che mi piace riportare al pubblico e al Consiglio Comunale. I tecnici della provincia hanno detto che hanno richiesto ulteriore documentazione ai proponenti il progetto perché la stessa documentazione era carente sotto molti aspetti, sotto gli aspetti dell'impatto ambientale, quindi inquinamento atmosferico, sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico e anche relativamente allo scarico delle acque laddove insomma l'impianto entrasse in funzione. La ditta deve produrre questa documentazione entro, grosso modo, i 30 giorni, scadono verso il 15 di febbraio. È una cosa importante per noi perché il Consiglio Comunale, l'amministrazione ha già prodotto delle ottime osservazioni. Una cosa importante è che da quel momento, quando la documentazione verrà integrata da parte della ditta proponente, si riaprono anche i termini per eventualmente ulteriori osservazioni. Questo è importante perché avremo degli altri strumenti per opporci alla realizzazione di questo impianto. Mi sembra di aver riportato un po' tutto quanto è stato detto. Bene, quest'ultimo punto è particolarmente interessante. Bene, non vedo alzarsi mani per contributi, quindi pongo i voti anche perché insomma auspico un voto serenamente. Sì, prego, sindaco. No, solo un passaggio per riconfermare l'opposizione di questa amministrazione, di questa maggioranza. E comunque nei confronti di questa pista, lo abbiamo detto e ripetuto più volte, non è possibile, lo dico con sincerità, sono stanco, sono fisicamente stanco per tutte le iniziative che noi dalla parte di qua dell'Adige cerchiamo di mettere in piedi e tutto ciò che invece avviene dalla parte di là dell'Adige. Noi cerchiamo di seppur le nostre difficoltà, di inaugurare un parco e di là dobbiamo combattere contro Cadelbue. Abbiamo deciso di valorizzare i percorsi ciclopedonali sulle rive dell'Adige, iniziando l'iter per realizzare un bicigrill, e dobbiamo confrontarci con chi di là ha voglia di fare la pista di motocross. Valuteremo a giorni un percorso di iniziativa che riguarderà i 4 comuni, grazie anche all'iniziativa del dipendente Marco Mozzo, che ha fatto questo libro che riguarda il percorso della Desante, quindi interesserà un anello ciclopedonale insieme con il consigliere e la consigliera Vesentini, un percorso ciclopedonale che interessa i tratti già realizzati di San Giovanni Zevio e San Martino Buonalbergo e che purtroppo non si può completare questo anello perché Verona non è interessata alla questione e non dà la disponibilità di chiudere quei 2-3 punti che permetterebbero di avere un bellissimo anello per valorizzare il cicloturismo e anche iniziative dei ciclisti, di chi ha voglia di vivere la bicicletta nei territori di San Giovanni Lupatotto, Zevio e San Martino. Noi cercheremo di portare avanti anche questo tipo di iniziativa. Sono stanco perché di là invece la politica è esattamente contraria a questo tipo di iniziative. La lotta contro Cadelbue è assolutamente attiva, è attiva sul territorio San Giovanni Lupatotto con l'iniziativa dei rifiuti che ormai avete preso conoscenza tutti, è attiva perché anche da un punto di vista amministrativo e normativo siamo sul pezzo. Ho chiesto tramite l'architetto Federici segretario di intervenire al legale del Comune di San Giovanni Lupatotto, conoscete tutti perché era legale anche prima di me, l'avvocato Cerutti, per vedere se riusciamo a inserirci dentro al contenzioso tra lo Stato e la GSM per il discorso dei CIP 6, quindi anche in quel punto di vista lì San Giovanni Lupatotto è protagonista. Non mollo un minuto sulla battaglia contro Cadelbue.
logicamente sono stanco, lo ripeto, perché dove facciamo tutte queste tipo di iniziative e dall'altra parte dell'Algi, invece di collaborare e valorizzare un polmone che sarebbe straordinario da un punto di vista della sponsorizzazione, del cicloturismo, delle economie turistiche, della valorizzazione dei comuni stessi che hanno questa fortuna, fanno tutt'altro, e quindi dobbiamo metterci anche a volte, essere passivi e cercare di vincere le battaglie anche se sono difficili. Bene, grazie. E noi siamo con te. Bene, allora, dicevo di votare per l'approvazione di queste... Sì? Ah sì, perché sei rientrato, giustamente. Sì, sì, prego. Mi scuso, Presidente, ho dovuto assentarmi un attimo. Però mi piaceva, se non l'avete detto, adesso ho chiesto informazioni, mi scuso, voglio dire, del ritardo. Però, come si diceva nell'occasione dell'ultimo nostro consiglio, anche l'ente provincia si è mossa, la famosa commissione è stata fatta, della seconda e la quarta commissione, c'ero ovviamente io, con duplice veste, no? Sia di presidente della seconda, ma soprattutto di consigliere comunale di San Giovanni Lupatotto, però per fortuna c'era anche il vice sindaco Turella, accompagnato da Federici, dove abbiamo approfondito la tematica che, ricordo, è la soggettabilità alla via. E, sostanzialmente nulla di nuovo, era solo per dire che è stato fatto questo passaggio, abbiamo alzato la palla anche a livello provinciale con l'impegno di essere sempre assolutamente vigili su questa cosa, l'impegno è comune, il problema urbanistico è di fatto per ora spostato un attimino in disparte, perché è nel comune di Verona, è in un piano degli interventi già previsto nel comune di Verona. La tematica oggi è più di carattere ambientale e la soggettabilità via è quello che oggi noi, a noi interessa molto, cioè che venga sottoposta a via, sostanzialmente questo è quello sul quale stiamo premendo. C'erano presenti un po' tutti gli attori, c'erano i dirigenti del settore urbanistica e viabilità, c'erano gli assessori preposti, quindi Campedelli, che conosciamo qui di Zevio, e l'assessore Venturi, che è anche il vicepresidente, sulla tematica ambientale. Loro hanno fatto, insomma, con un po' di politichese, ma se si sono sbilanciati loro, io credo che posso farlo anch'io, ovviamente, qui. E l'assessore stesso all'ambiente si è espresso dicendo che, avendo comunque dialogato con i tecnici della via, perché c'è un passaggio che è la preconferenza alla via, è una sorta di filtro che praticamente i tecnici via fanno, gli è parso di capire che avrebbero tutte le caratteristiche per essere assolutamente assoggettata a via questo tipo di progetto. Staremo ovviamente attenti anche su quel fronte, anche in quella sede, e infatti ci siamo lasciati che nel momento stesso che c'è una minima variazione delle carte sul tavolo, tornerà a riunirsi immediatamente la commissione per cercare di approfondire e stare sempre sul pezzo, così come si dice. Non so se magari mi sono dimenticato qualcosa, ma c'erano presenti appunto le persone che ho citato, quindi grazie. Molto bene, grazie anche per questi chiarimenti. Riprendevo il testo della delibera, che dice di approvare le osservazioni che confermano la non sostenibilità del progetto e quindi di ribadire il parere negativo di questo comune, di trasmettere il tutto alla provincia di Verona settore ambiente e di designare come responsabile del procedimento ancora una volta l'architetto Federici. Sono favorevoli 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, unanimità. E immediata eseguibilità, sono favorevoli sempre 14, anche queste osservazioni sono approvate. Il punto successivo riguarda una modifica a un regolamento in percorso da un po' di tempo, modifiche del regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale, ed è una proposta presentata dal consigliere Andrea Nuvoloni, che è arrivata ad essere discussa e votata in Consiglio Comunale dopo un iter abbastanza complesso, ma fruttuoso. Prego, sì, grazie Presidente.
Sostanzialmente noi dopo la modifica del regolamento dell'asilo nido comunale approvata da questo consiglio in aprile dell'anno scorso, ci eravamo un po' diciamo messi al lavoro per chiedere e vedere se era possibile andare a modificare in alcune parti questo regolamento per diciamo così regolamentare, ecco, la posizione di una categoria di genitori che secondo noi non veniva presa in considerazione dal regolamento stesso. Modificarla sia per i criteri di ammissione, quindi tramite la graduatoria, sia una modifica per le modalità appunto di ammissione, frequenza e dimissioni. Ecco, siccome è stato modificato ed emendato il testo, volevo un attimo raccontare un po' la storia, perché mi azzardo a dire finalmente sono riuscito perlomeno una volta a collaborare in maniera molto positiva, e sono stato anche molto contento di essere stato invitato alla riunione del comitato di gestione appunto dell'asilo nido comunale, che ha preso in considerazione in maniera seria e molto propositiva la nostra proposta e ha diciamo letto e dato risposte e pareri in ogni suo punto. Quindi dopo questa appunto riunione del comitato noi siamo andati a rimodificare, seguendo lettera per lettera quello che era stato i consigli e le modifiche che il comitato ci aveva proposto di fare. Quindi direi che vado a leggere solamente l'emendamento che poi va a modificare solo due punti del regolamento. In sostanza, magari non mi sono spiegato bene, ecco, noi volevamo andare a tirar fuori quello che era appunto la categoria del genitore solo, quindi il genitore separato o divorziato, soprattutto che avesse l'affidamento esclusivo del figlio minore. Quindi leggo l'emendato. Considerato il verbale appunto della riunione del comitato di gestione asilo nido del 18 novembre 2013, che ho anche incluso al presente emendamento, il Consiglio Comunale delibera di stralciare il punto 1, che non ho letto, ma si andava a chiedere l'inserimento di una clausola in più a livello di graduatoria. Ecco, questa clausola viene tolta in quanto appunto il comitato diceva che era la stessa cosa di un'altra categoria già evidenziata nel regolamento. Quindi di stralciare il punto 1 dove si chiede appunto l'inserimento della clausola E nell'ordine di precedenza, che recita: le domande per bambini residenti e non figli di genitori separati e divorziati. Quindi il punto 1 che chiedevamo chiediamo il suo stralcio. Il punto 2 rimane così: di modificare l'articolo 2,5, dove si parla appunto di genitori soli, introducendo come ulteriore condizione solo quella del genitore separato con le seguenti specifiche: genitore separato divorziato con affidamento esclusivo del figlio minore. I punti da attribuire, noi ne chiedevamo 5, ma il comitato giustamente ha modificato a 2 punti, che sono gli stessi punti che si attribuiscono alle ragazze madri oppure e ai vedovi, esattamente. Quindi nella stessa condizione è giusto dare lo stesso punteggio. L'ultimo punto è modificare l'articolo 3, che parla di modalità di ammissione, frequenza e dimissioni, così come segue. Alla fine del primo periodo, che recita: la domanda di ammissione deve essere presentata dal genitore secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale mediante apposito bando annuale. A questo si aggiunge la seguente specifica: in caso di genitori separati o divorziati, la domanda di ammissione deve essere firmata da entrambi i genitori, applicando le norme stabilite dalla legge articolo 155 del Codice Civile e sue modifiche. Alla voce poi dimissioni volontarie, cambiare la locuzione da almeno uno dei genitori in da entrambi i genitori, sia sostanzialmente quando si chiede la dimissione appunto volontaria di un bambino, crediamo giusto che siano entrambi i genitori che debbano innanzitutto essere d'accordo e quindi controfirmare entrambi questo documento. Finito. Bene. Andrea, c'è un altro punto che il comitato forse non ti sia ricordato, che ritiene di estendere la richiesta della doppia firma
a tutti, non solo ai genitori separati o divorziati, proprio per non fare un discrimine tra bambini, figli di... Ecco, allora si diceva chiunque presenterà ogni... siano che sì. siano... Ecco, per tutti, così non c'è un discrimine per i bambini e per le famiglie, ecco. Scusa Presidente, sì, prego. Volevo sapere se nelle firme dei genitori ci sarà scritto genitore 1 o 2 oppure mamma e papà, grazie. Credo genitori. No, no, beh sì, sì lascio, genitori soli. Genitori da quello soli. Che ho letto sì, non sì, ho mai genitori, letto genitore 1 e genitore 2. Sì, o si nominano insieme o si dice mamma e papà, insomma. Casomai c'è la dicitura genitore solo. Che è sempre maschile, però insomma è una questione di genere, solo per capirci come convenzione. Quindi recependo anche la modifica del consigliere Dal Sasso, direi ditemi voi se aggiungerlo, modificare o se c'è già sulla delibera questa. La richiesta della doppia firma a tutti e non solo ai genitori separati o divorziati, perciò è già dentro nella delibera. Ok, bene, basta. Presidente, scusa, sì? Posso? Io sono d'accordo, ma che ne dite se emendiamo assieme questa semplice banalità di genitore mettendo mamma e papà? No? No, perché sono d'accordo su questa cosa, però mi pareva bello, insomma, ne avevamo già parlato. Genitori nel senso lato, cioè mamma e papà, nuova piazza mia, insomma. No? È una sottile. No, sto chiedendo perché no, sto facendo un'analisi di mercato, Presidente, perché è inutile che strumentalizzi la cosa facendo una mozione che poi mi veda essere bocciata, quindi sto cercando di capire con i colleghi se sfondo qualche muro di gomma, ma mi pare di no, giusto? Todeschini, dai, dimmi di sì, Todeschini. No. No, cioè è che su tutta la documentazione che ha un valore anche medico legale, io parlo per la professione, è sempre riportato il genitore o i genitori, cioè non si trova mai un qualcosa che abbia un riferimento di altro tipo di genere, cioè lo dico di... lo dico nel senso proprio pratico, non legale, però ci sarà motivo per cui si è sempre visto la denominazione di genitore o genitori. Va bene. Bene, mi bastava così mettergli un po' in difficoltà, non presento nessuna mozione. Grazie. Ci sono commenti? Facciamo? Non vedo i consiglieri, perciò sì, no, prende la parola il Presidente Turella. Per un minuto, per sottolineare come secondo me Andrea questa si può considerare una buona pratica amministrativa e politica, nel senso che hai fatto delle proposte insieme ad Amabile Dal Sasso, che sai che è la rappresentante della maggioranza all'interno del comitato di gestione e tra l'altro è storicamente inserita nell'asilo nido, quindi è molto esperta storicamente, ma insomma no. E, no, direi ci siamo ritrovati col comitato di gestione, abbiamo valutato poi l'effetto pratico delle modifiche che proponevi e siamo arrivati, credo, di poter dire ad una soluzione che è di buon senso, porta dei miglioramenti e quindi insomma credo che vada amabile sottolineato come una buona pratica della buona, quello che dovrebbe essere una collaborazione. Concordo, 100%, sì. Bene, allora pongo in votazione. Si è allontanato Piccoli, ha preso nota già. No, ok, perfetto. Consigliere Vesentini, ci sei? Che chiamo ai voti. Ci si può anche assentare, però insomma, meglio esserci. Pongo in votazione questa delibera di tre punti. Sintetizzo, approviamo l'unita proposta allegato A di deliberazione pervenuta dal consigliere Andrea Nuvoloni con le modifiche formulate in ordine alla stessa dal comitato di gestione dell'asilo nido.
diamo atto che il regolamento quindi per la gestione dell'asilo nido viene conseguentemente modificato negli articoli 2 e 3 del testo, c'è un allegato che fa parte di questa delibera, e di dare atto che il medesimo regolamento è da intendersi riformulato come da modello unito allegato D con l'evidenziazione delle caratteristiche in grassetto dei punti che abbiamo modificato. Pongo ai voti, sono favorevoli 4, 8, 10, 13, assente piccoli, insomma, quindi 13 unanimità, anche in questo caso votiamo l'immediata eseguibilità, sono a favore 13, perfetto, contrari nessuno, astenuti nessuno, anche il punto 6 è approvato, aspetta che prendo nota. Il punto successivo riguarda invece modifiche a un altro regolamento, sempre su proposta del consigliere Nuvoloni, modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in particolare per la trasmissione in diretta audio-video delle sedute consigliari. C'è una proposta che ci descrive ancora una volta il consigliere Nuvoloni. Sì, grazie Presidente. E le dovrei tirare le orecchie però. A lei, sì. Sì, perché... I capelli non si può. Sì, perché... I capelli non si può. Sì, perché il 25/9/2013 io ho richiesto una convocazione di commissione capigruppo per quella famosa conferenza capigruppo nella quale eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo dovuti ritrovare per andare a scartabellare un po' quelle che erano le modifiche di regolamento, statuto, eccetera. E, ho aspettato e poi stoppato, mi ha superato in velocità, nel senso che 2-3 consigli fa abbiamo approvato l'esigenza di redigere un regolamento per le riprese audio-video, giusto, no? Io prima di tutto ciò, il 25 settembre 2013 chiedevo ovviamente la richiesta di commissione capigruppo, che ancora attendo, io sempre fiducioso resto, però io andavo proprio a inserire quella che era formalmente la frase magica da mettere all'interno del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, dove si prevede l'esistenza delle telecamere e delle riprese web. Quindi la proposta cita così: considerato l'articolo 31,1 dello statuto comunale, che definisce pubbliche le sedute di consiglio comunale a meno di una specifica dichiarazione di privatezza ribadito ulteriormente dall'articolo 23,4 dello stesso, valutato l'articolo 43,1 del regolamento del consiglio comunale, che riprende l'articolo 31 dello statuto comunale, ovvero che le sedute sono pubbliche salvo quelle dichiarate di carattere privato per necessarie esigenze di argomenti precisati nel relativo ordine del giorno. Verificato l'articolo 11,1 dello statuto comunale, dove si precisa che il comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica. Preso atto degli articoli 78 e 79 dello Statuto Comunale che regolamentano le modifiche dello stesso, ritenuto di fondamentale importanza la divulgazione delle sedute di Consiglio Comunale con tutti i mezzi possibili. Tenuto conto che le trasmissioni in diretta web del Consiglio Comunale vengono già effettuate dagli addetti comunali tramite strumenti in possesso all'amministrazione e consultabili attraverso il sito internet del Comune stesso, il Consiglio Comunale delibera di modificare l'articolo 43 adunanze pubbliche del regolamento Consiglio Comunale inserendo il comma 3 così come descritto di seguito. Il Consiglio Comunale garantisce la massima diffusione e pubblicità delle adunanze di cui al primo comma utilizzando strumenti informatici che trasmettano in diretta audio-video ogni seduta. Tali sedute saranno facilmente accessibili attraverso il sito internet comunale. Basta. Sì, sì, questa è la sintesi della tua proposta. In merito, se ti ricordi, avevamo anche detto, diciamo, di convocarci come conferenza capigruppo per le modifiche
allo statuto anche del comune, no? Per cui tu hai presentato un altro paio di proposte, poi c'è stato quella vicenda del consigliere Castaldello e del precedente segretario che si sono coordinati per riformulare, riaggiornare in termini tecnici l'adeguamento, diciamo, alle leggi correnti, sfrondandolo anche dei contenuti vecchi, insomma, aveva fatto appena in tempo forse a concluderlo. Nel frattempo si sono avvicendati i segretari, adesso siamo in parola con il segretario qui presente di riprendere in mano quel testo, non so se lo abbia già guardato oppure se lo sta per guardare, insomma, e quindi la revisione formale, diciamo, e l'adeguamento alla legge corrente dello statuto è fatta. Ci riconvocheremo senza dubbio per gli interventi adesso, diciamo, di proposte politiche, tra le quali le tue due, insomma, quindi a brevissimo la riconvochiamo. Ed era in questa ottica che pensavo di poter aspettare anche per le modifiche al regolamento, però dato che non erano strettamente connesse ad eventuali ingressi nello statuto e dato che hanno fatto tutto il loro iter, compreso il passaggio con un piccolo disguido di un'incomprensione, diciamo, in seconda commissione, ma superato, le abbiamo portate a questo consiglio, ecco tutto qua. Ci sono commenti a questa ipotesi di variazione del regolamento? Come è andata la discussione in commissione, Presidente, della no, seconda? Allora... No, non l'ho chiesto veramente. Allora, in commissione sulla registrazione audio e video è stato ribadito che verrà a breve presentato un regolamento ad hoc su questo, perciò anche il consigliere Nuvoloni ha detto va bene, la ritiro come ritiro l'altra, quella sulle registrazioni audio video. Io non so cosa vuoi fare questa sera, ma comunque in commissione lui le ha ritirate e su sua affermazione, ed è a verbale, non le abbiamo votate. Perciò questa sera io non so se tu vuoi che vengano votate o no, ecco. Però no. sul regolamento audio video, registrazioni audio video, ci sarà un prossimo regolamento a breve, insomma, non so se nel prossimo consiglio comunale, comunque tu l'hai già visto, girato, perciò sull'altra c'era un parere sulle registrazioni delle audio delle commissioni consigliari. Parliamo dopo. Certo. Sì, perché come avrai capito abbiamo deciso di comunque discuterle lo stesso, perché sia questa che quella che verrà dopo comunque sono utili, nel senso sono necessarie, perché il regolamento non le prevede, quindi o in una maniera o nell'altra quella frasina lì ci deve lavoresti metterla. Esatto, stessa cosa vale per quello dopo, ma ne parliamo dopo. Bene, se ci sono altri interventi. Stoppato, prego. Sì, grazie. Velocemente, perché mi pare strano, ma stasera non sto capendo. È un strano consiglio, perché sto votando a favore su tutto. Non ti stai capendo. È qualcosa che non va. Aia, questa è una premessa. C'è qualcosa che non va e mi vedo d'accordo anche in questo caso sulla proposta di Nuvoloni, ma sono certo che tutti la voterete a favore, perché mi pare estremamente logico. Del resto siete anche bravi a modificare velocemente i regolamenti quando è da togliere magari qualche minuto, no? Di microfono aperto, credo che sia altrettanto bello modificare un regolamento così, perché se nel frattempo il Presidente del Consiglio non convoca questa commissione che si mette a discutere congiuntamente di regolamento e di statuto, trovo anche corretto che ci si stufa e magari un collega decida di presentare autonomamente una proposta, quindi trovo il mio consenso, non tanto perché voglio dire, ma semplicemente perché è corretto e giusto. Lo stesso Consiglio Comunale ha approvato di formalizzare un regolamento che regolamenti appunto questa cosa. Prima del regolamento mettiamo a posto anche il regolamento del Consiglio Comunale. Sono d'accordo. Grazie, stoppato. Altri commenti? Nessuno? Bene, pongo allora in votazione la
proposta del consigliere Nuvoloni circa le modifiche al regolamento, in particolare con la proposta di trasmissione in diretta audio-video, anzi con il testo, insomma la proposta che ha appena letto, di aggiungere questo paragrafo all'articolo 43. Il Consiglio Comunale garantisce la massima diffusione e pubblicità delle adunanze di cui al primo comma utilizzando strumenti informatici che trasmettono in diretta audio-video ogni seduta. Tali sedute saranno facilmente accessibili attraverso il sito internet comunale. La consigliera Dal Sasso ha spiegato che a breve comunque presenteremo un apposito regolamento di cui è già pronto una bozza. Sono favorevoli? 3. Contrari? 4, 8, 10. Astenuti? Nessuno. Non c'è un'immediata eseguibilità, perciò non la vedo. Perciò la proposta è bocciata. C'è un punto successivo che è l'ultima per quanto riguarda questa giornata, proposta del consigliere Nuvoloni, il punto 8, che è la modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, questa volta per la registrazione delle sedute delle commissioni consigliari. Il tema è analogo. Prego Andrea per la spiegazione. Sì. Non si può chiedere come mai... come mai... No, ma non voglio mi sapere. Andiamo avanti. Altra proposta di modifica al regolamento del Consiglio Comunale. Questa proposta nasce dall'esigenza, io credo soprattutto dei miei colleghi consiglieri di opposizione, nel venire preparati a quello che è il Consiglio Comunale. Già le commissioni, non parlo della seconda in particolar modo, ma della prima, vengono convocate sempre troppo a ridosso del Consiglio Comunale, quindi dà poco tempo per studiare i vari argomenti. E in più, se un consigliere comunale dovesse, per qualche motivo personale o non, essere assente, il consigliere comunale va al consiglio senza quelle delucidazioni, spiegazioni che solitamente le commissioni vanno a chiarificare, a spiegare meglio o comunque anche solo a far capire a noi consiglieri di opposizione cosa si dovrà andare a votare. Quindi la proposta recita così: considerato l'articolo 39 dello Statuto Comunale, che illustra i principali compiti e doveri delle commissioni consigliari, quali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività su temi di interesse comunale e promuove inoltre la consultazione dei soggetti interessati ai temi sottoposti. Valutato che le commissioni si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri comunali, evidenziato che le relative sedute sono spesso poco frequentate per legittimi impedimenti personali dei singoli consiglieri comunali, ad esempio per l'orario di lavoro prolungato. Preso atto che l'articolo 13,2 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale non prevede che queste commissioni siano pubbliche. Ritenuto però di fondamentale importanza il contenuto di tali sedute, quali commissioni consigliari o conferenze capigruppo, per il corretto svolgimento del lavoro di ogni singolo consigliere comunale. Il Consiglio Comunale delibera di modificare l'articolo 13 del regolamento in oggetto, con l'inserimento del comma 5 così come descritto di seguito. Il contenuto audio delle commissioni viene registrato mediante apposito dispositivo, registratore o computer con un microfono, è reso disponibile in formato digitale a tutti i consiglieri comunali che ne facessero richiesta entro le successive 24 ore dalla fine della seduta. La parte accendiamo. Ci sono commenti in questo caso? Nessuno? Bene, allora pongo in votazione anche questa proposta del consigliere Nuvoloni, l'ha appena letta, non la rileggo io. Sono favorevoli? 2. Contrari? 4, 4, 8, 10. Astenuti? 1. Sono
questa, anche questa proposta è respinta. Il punto successivo è una mozione delle consigliere Valletta e Vesentini che dice: noi diciamo no al gioco d'azzardo. È stata presentata in data 16 gennaio. In questo caso lascio la descrizione all'unica presente delle due proponenti, la consigliera Vesentini. Grazie Presidente, leggo velocemente la mozione. Allora, premesso che con delibera del Consiglio Comunale 60 del 31 luglio 2013 è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Nuvoloni del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle avente ad oggetto mozione manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo emendata dal consigliere Marco Longo, che così recita: ad attuare più presto possibile una campagna informativa sul rischio della dipendenza del gioco d'azzardo. Che la campagna informativa è iniziata sabato 12 ottobre 2013 presso Casa Novarini con un seminario informativo sul problema della ludopatia e sulle gravi conseguenze che esso comporta. Che sono state affisse per le strade della nostra città le locandine Non giocarti il futuro, campagna di sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco d'azzardo, volute dall'assessorato ai servizi sociali per sensibilizzare la popolazione e in particolare le fasce più vulnerabili ai pericoli che comporta l'azzardo. Considerato la proposta di legge 574, modifica l'articolo 7 del decreto legge 13 settembre 2012, 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, 189 e altre disposizioni in materia di divieto della pubblicità dei giochi con vincita in denaro e disciplina dell'autorizzazione all'esercizio dei medesimi, considerato il progetto di legge regionale 283, interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, considerando il progetto di legge regionale 397, norme per contrastare e prevenire la dipendenza del gioco d'azzardo, il Consiglio Comunale delibera di impegnare il Sindaco e la Giunta a sostenere nelle forme più idonee ed efficaci di competenza comunale le proposte di legge sopra elencate, di impegnare il Sindaco e la Giunta a modificare il regolamento urbanistico in modo da posizionare eventuali altre sale slot solo in zona industriale, di impegnare il Sindaco e la Giunta in occasione della concessione del patrocinio del Comune a manifestazioni ed iniziative, ad inserire per gli organizzatori le condizioni che non siano utilizzate né propagandate in alcuna forma attività o messaggi inerenti al gioco d'azzardo e la clausola che nel caso il vincolo non venga rispettato il patrocinio non verrà più concesso alle organizzazioni medesime. Di impegnare il Sindaco e la Giunta a continuare con la campagna di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza sui rischi del gioco d'azzardo. Io in merito avrei anche un emendamento da presentare, in quanto in seguito ad ulteriori ricerche, verifiche, abbiamo deciso di aderire alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare tutela della salute degli individui tranne il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincita in denaro, giochi d'azzardo, perché comunque ci è sembrata la più completa e dal momento che pensavamo fosse la settimana forse scorsa o quella prima solo utile per raccogliere le firme, in realtà da ulteriori verifiche è fino al 9 di marzo, quindi io presenterei anche l'emendamento e... Sì, leggi pure se vuoi. Cioè va ad aggiungersi sì, ai quattro aggiungersi, punti. Esatto, agli impegni praticamente. Emendamento alla mozione noi diciamo no al gioco d'azzardo, protocollo 1085. Alla mozione in oggetto viene aggiunto di impegnare il Sindaco e la Giunta a sostenere la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincita in denaro, giochi d'azzardo. Firma solo sì, Vesentini perché esatto. Va bene sì. Grazie si porta sì bene, ci sono commenti a questo punto? Credo Stoppato, prendi la parola, prego. Grazie, sì. Bene, sono contento, mi faccio complimenti a Valletta e Vesentini perché è una
mozione è assolutamente condivisa, condivisibile. Del resto anch'io stesso ho cercato di proporvi una mozione sulla tematica delle slot, purtroppo non è stata accolta da parte vostra, dove dicevo appunto cerchiamo in qualche modo di ostacolare, no, questa cosa. Io avevo proposto l'idea di trovare delle formule per evitare la profusione di questi giochi anche nei nostri bar, e con le vostre motivazioni avete deciso allora di non seguire le mie indicazioni. Poco male. Mi fa piacere che abbiate cambiato idea, perché state facendo qualcosa di giusto in questo caso, che godrà anche del mio assolutamente pieno e forte appoggio. Sono convinto anche che avete cambiato idea, perché c'è un passaggio su questa mozione che mi piace davvero tanto, dove si delibera di impegnare appunto il sindaco e la giunta in occasione delle concessioni del patrocinio del comune a manifestazioni e iniziative ad inserire per gli organizzatori la condizione che non siano utilizzate né propagandate in alcun forma attività o messaggi inerenti al gioco d'azzardo, e le clausole che nel caso il vincolo non venga rispettato il patrocinio non verrà più concesso alle organizzazioni medesime. Sono talmente contento, dicevo, che avete cambiato idea, perché qualche mese fa c'è un volantino in una delle tante feste estive, pizza e birra in evoluzione, dove mi pare di vedere per le dimensioni che il main sponsor, almeno come dimensione, è proprio una videolottery, dove dice che il jackpot è 500.000 euro, è il Galileo, se vogliamo fare pubblicità, tanto l'avete fatto anche voi. Quindi ben venga questo cambio di rotta, mi piacerebbe sentire a riguardo che ne pensa l'assessore alla cultura, perché è stato lui che probabilmente assieme alla giunta ha messo il patrocinio, e quindi sono anche qua convinto che state facendo una cosa giusta. Mi piace anche l'emendamento, e vi dirò di più: qualsiasi cosa si ritenga corretto fare per fermare questo problema, che è una piaga sociale grandissima, lo si deve fare senza paura, come l'ipotesi di trovare formule anche a beneficio di quei baristi o locali pubblici che si impegnano a non fare situazioni di questo tipo. Me ne rendo conto, devono vivere anche loro, troviamo altre formule. Quella dell'IMU non funziona, ne troveremo delle altre. Mi piace l'idea di spostarle, speriamo di no, che non ne crescano ancora, ma di spostarle in zone fuori dal centro abitato, in modo da creare più difficoltà possibile a chi ha purtroppo questa malattia. E non dobbiamo tralasciare che questo sforzo che dobbiamo fare tutti congiuntamente va anche sotto profilo economico a risparmio, perché quello che la gente probabilmente non ha ancora ben chiaro è che tutte queste patologie di fatto ci costano, perché poi dobbiamo ricorrere tramite le ASL a spendere per riuscire a recuperare questi sciagurati che mettono in difficoltà, oltre che se stessi, anche le loro famiglie. Quindi voterò a favore di questa mozione e anche di questo emendamento. Grazie. Perfetto, grazie. Stoppato. Sì, Zecchetto, Vesentini. Sì, penso che il consigliere Stoppato si ricorda la difficoltà sul discorso della riduzione dell'IMU che era venuta fuori l'altra volta per cercare di comunque disincentivare questo tipo di discorso. Vorrei ricordare anche, non so se avete, probabilmente avete letto tutti, qualche mese fa che in provincia di Venezia un gestore di un bar ha eliminato le slot machine e ha messo dentro un calcetto, i maneghetti, come si chiamano, antri, insomma, i vigili e là, gli ha dato 1200 euro di multa, perché anche questo è considerato gioco d'azzardo. Quindi ha perso sia gli introiti del slot e si è beccato la multa anche perché ha messo un calcetto gratis all'interno del bar. Quindi non è tanto che qualcuno ha dato la colpa ai vigili, ma dipende dai vigili, dipendono dalle leggi. Era una legge, probabilmente, non so se è una legge probabilmente che proibiva giochi simili al calcetto 80 anni prima, forse era un regio decreto addirittura. In effetti quindi dobbiamo influire sulle leggi, perché evidentemente i vigili hanno applicato una legge. Quindi credo che sia importante aderire al discorso di anche di trovare sulle firme per cambiare la legge, se no non ce ne andiamo fuori. E credo anche che dobbiamo ringraziare
il governo che ha detto che comunque non punirà i comuni che si sono, diciamo così, si sono messi contro le slot machine. Quindi anche lì credo che sia un segnale che, sul quale dovremmo un po' riflettere, ma soprattutto credo che debbano riflettere loro, perché credo che mentre gli introiti vanno allo Stato, i comuni si beccano tutto quello che deriva da una dipendenza e che quindi ricade dopo in qualche maniera su tutti i contribuenti. Grazie. Grazie. Precisazione di Vesentini? Sì, solo una cosa, è un invito più che altro. Ho qui la locandina e il modulo per la raccolta firme, quindi invito consiglieri, assessori presenti in sala a termine della seduta, insomma, di firmare. Velocemente, la proposta di legge riguarda ovviamente la tutela della salute degli individui, potere ai comuni, contrasto alle infiltrazioni mafiose e altre illegalità e recupero anche di finanziamenti necessari. Qui c'è proprio, diciamo, un riassunto veloce di quella che è la proposta di legge. Grazie. Molto bene. Allora, se non c'è altro, io pongo. Sì, Marco Longo, prego. Più che altro, scusa, sì, sì. Hai ragione, poi c'erano due interventi degli assessori. Più che altro un chiarimento al segretario per quanto riguarda il secondo paragrafo, cioè di impegnare il sindaco e la giunta a modificare il regolamento urbanistico in modo da posizionare eventuali altre slot solo in zona industriale. Se questo passaggio, segretario, è legittimo oppure ci sono delle perplessità. Perché altri comuni hanno fatto questa delibera e hanno preso torto, perché essendo un'attività commerciale, questi parla di nuove slot machine solo in zona industriale. Tenete presente che davanti al campo sportivo è zona industriale, quindi in via Garibaldi è zona industriale, abbiamo zona industriale anche nel centro abitato, quindi non so se è legittima, io non ho nessun problema a votarla. Sì, la delibera, diciamo, non siamo sicuri che sia proprio perfetta, ecco, una variante così. Si voleva sentire prima la Regione e capire se cosa ne pensa. La Regione sta fra l'altro approvando, sembra una proposta, c'è una proposta di legge in questo senso, e quindi è opportuno prima, ad evitare poi impugnazioni o richieste di risarcimenti, perché gli interessi in gioco sono forti qui, quindi è opportuno essere cauti. Sentiremo la Regione, chiederemo un parere all'urbanistica, vediamo cosa ci dice, insomma, poi in base a quello che dice si farà. Todeschini, Nuvoloni e poi due assessori che hanno chiesto la parola. Sì, scusa, no, stasera non ce n'è per nessuno. Vabbè, Franceschini, vuole pazienza. No, io volevo semplicemente dire una cosa, ma di buon senso. Noi siamo qua e tutti quanti penso che siamo contrari, Giuseppe, a questo obbrobrio che è appunto il gioco d'azzardo nei locali pubblici, bar, tabaccheria, eccetera, eccetera. Possiamo che il Comune, apprezzando il lavoro fatto dalle colleghe, proporre dei diversivi, delle correzioni, ma certamente non è materia locale. Qua, come diceva prima il consigliere Zecchetto, deve intervenire lo Stato, cioè deve intervenire lo Stato e vietare un certo tipo di svago, gioco o quello che è nei locali pubblici, ovviamente. Perché la regola è ovvio che va a confliggere con quello che è l'aspetto economico, perché se voi parlate, io mi sono preso la briga, parlate con gestore del bar di San Giovanni Patotto, fa un sacco di soldi di introito, vero, con le macchinette. Allora è ovvio che io gli dico no, ma qua viene a giocare il pensionato, il minorenne, eccetera, o quello che è, e dunque facciamo un disservizio sociale, diseducativo. Dunque, allora, ci sono più aspetti che sono molto delicati da questo punto di vista. Io comunque io prediligo
fatto educativo e culturale che deve essere chiaro, che questo è diciamo un'azione, è un'attività che è esplosa negli ultimi anni, che certamente va a i cittadini, perché è gioco d'azzardo, queste macchinette, cioè, è una roba, l'abbiamo vista, insomma. Dunque, io direi che, e propongo che la mozione sia comunque approvata, perché sicuramente diamo un segnale a tutta la popolazione, alle famiglie, ai genitori, alle mamme, ai papà, però sicuramente l'azione dovrà essere come alcuni leader politici hanno già evidenziato a livello nazionale, dovrà essere presa in mano dagli organi competenti, insomma, perché ovviamente i comuni hanno a che fare poi con i cittadini, con il barista, col tabaccaio che è qua, con la gente locale che un po' con la crisi, un po' con una cosa l'altra, ci sono delle difficoltà, insomma, ecco. Dunque io direi che è una materia un po' difficile da regolamentare, anche poi per tutte quelle discipline che vanno a coinvolgere i diritti di commercio, di esercizio, eccetera eccetera. Dunque, ecco, comunque io sono assolutamente per la mozione. Grazie, c'era Nuvoloni e poi due assessori. Sì, come il collega Franceschini, anch'io logicamente sono d'accordo e benvengano tutte quelle che sono le azioni per contrastare questo fenomeno. Mi permetto un suggerimento, come era da nostra prima mozione, quel passaggio, come chiedeva il consigliere Marco Longo, del vincolare le nuove aperture di queste sale solo nella zona industriale, effettivamente stridono un po', cioè mi sembra un po' strana che si possa fare una cosa del genere. Perché non andare invece a vincolare ovviamente le nuove aperture di queste sale a una certa distanza, a tot metri, da quelli che sono edifici sensibili, vedi scuole, chiese, che magari è più malleabile anche a livello, diciamo, di legittimità di mozione, insomma, di ordinanza, ecco, come suggerimento / domanda. Certo. C'è qualche riflessione tecnica su questo? Sì, prego, c'è l'assessore Bottaccini e poi anche l'assessore Taglietta, mi ha chiesto la parola, giusto? Prego, prego. Ma, rispondo all'ultima. Chiaro che nel regolamento che siamo andati a vedere cosa hanno fatto altri comuni, cioè ci stiamo attrezzando su questo, perché non è una cosa che non è chiara anche perché le leggi sono contro. Quindi nel cercare di vincolare il posizionamento di apertura di nuove slot, case slot eccetera, si andrà a prendere in considerazione anche la vicinanza di siti sensibili, scuole eccetera eccetera, insomma. Anche se anche su questo diciamo la cosa non è chiara, e molto ovviamente non è, anche se noi impedissimo l'apertura di un esercizio di questo genere vicino alla scuola, forse avremmo anche su questo dei problemi, insomma. Come abbiamo cercato l'estate scorsa ancora di limitare la pubblicità, non volevamo togliere il display ottico, insomma, per quanto riguarda la pubblicità di una slot, e ci è stato dato un parere estremamente negativo, dicendo che se lo fate non solo ricorreranno e avranno ragione, e poi dovrete pagare anche i danni. Quindi adesso stiamo cercando di capire cosa possiamo fare, ovviamente senza creare danni erariali ai cittadini, insomma, al comune. E quindi è una serie di azioni che si cerca di mettere in piedi. Importante però è, secondo me, l'azione, l'appoggiare tutte queste leggi, è proprio perché serve un intervento nazionale. Anche le leggi stesse regionali sono leggi di indirizzo, ma di fatto è materia nazionale, quindi anche la regione cerca con queste leggi di muovere bene il governo nel far qualcosa. L'altro aspetto è quello della sensibilizzazione, cosa importantissima secondo me.
perché di gioco d'azzardo, di ludopatia, eccetera, se ne parlava già anni fa. Io ho partecipato a alcune conferenze su questo, non so se vi ricordate, ancora 10-15 anni fa addirittura, persone rovinate dai video poker e così via. Però adesso è emerso come problema, è vero, bisogna tutti quanti cerchiamo di capire e di vedere anche come certe così, aberrazioni si nascono e purtroppo magari ce ne accorgiamo un po' sempre dopo, insomma. Quindi è una sensibilizzazione anche secondo me nei nostri confronti, perché fino a qualche anno fa nessuno ne parlava. Adesso ne parliamo e si cerca di farlo anche noi in maniera così, come dire, di moda, perché purtroppo certi argomenti diventano di moda, magari dopo qualche mese si passa ad altro, invece vogliamo veramente che diventi anche un modo di operare sul nostro territorio. Mi riferisco anche alla locandina, anche questo ci ha fatto riflettere, l'abbiamo vista, ce ne siamo accorti, perché da quello che stiamo facendo ci stiamo anche noi sensibilizzando, ci siamo accorti di questo e vogliamo che non accada più, insomma, questo è il senso. Anche nei confronti degli esercizi pubblici, degli esercizi, scusate, di bar e così via, anche lì stiamo cercando, ma è una proposta, è un'idea che ho avuto diversi mesi fa, come possiamo riconoscere magari quei bar che non hanno macchinette, che non hanno gioco d'azzardo al loro interno. È qualcosa che ci siamo posti come problema. La mozione dell'altra volta purtroppo aveva un problema economico, insomma, in quello stava la bocciatura. Proprio per questo adesso stiamo cercando di monitorare anche quelli sono gli esercizi sul territorio che non presentano al loro interno questo tipo di attività. Ne abbiamo finora individuati, sono circa 26 di certi e altri 19 che dovremo invece controllare e verificare. Dopo vedremo cosa si può fare, sia da un punto di vista di aiuto, di riconoscimento concreto, ma anche di riconoscimento al limite morale, insomma. Quindi vedremo cosa si può fare, insomma. Però bisogna che tutta un po' la popolazione si attivi su questo, partendo ovviamente dall'amministrazione, da chi ha così il dovere di controllare, di verificare, insomma, il territorio, ma siamo tutti presi dentro, perché ci sono anche le scuole, ci sono chi si occupa di educazione, chi si occupa anche di salute, quindi anche i medici di base in questo sono chiamati a essere parte attiva nell'individuare situazioni che possono essere eventualmente segnalate e sulle quali si può portare aiuto. Quindi è un qualcosa che dobbiamo bene collaborare tutti con grande attenzione su questo, ma anche su altri problemi secondo me che riguardano la salute, perché ci sono altre cose che bisognerebbe affrontare. Ne cito solo una, l'alcol. Di quello ad esempio non se ne parla mai, se ne parla poco. L'alcol ai minori, che controlla quanti minori vanno in un bar e si bevono tranquillamente una birra o qualcos'altro senza che nessuno abbia niente a che ridire. Quindi è un'attenzione alla salute che dobbiamo avere a tutti i livelli. Grazie Bottaccini. Taglietta. Allora, com'è noto, io considero sempre utili e costruttive tutte le proposte che arrivano dai consiglieri comunali, d'opposizione o di maggioranza. Per cui questa mozione, nel proporre un nuovo schema nella concessione dei patrocini, è utile a evitare che accada appunto che alcuni eventi, seguendo il vecchio iter adottato dalle precedenti amministrazioni e anche dalla nostra fino a questa sera, andassero a concedere il patrocinio senza avere poi una verifica puntuale, senza dare un'imposizione a quelle associazioni, a quegli eventi pubblici che vengono patrocinati, nel momento in cui questi vanno a fare raccolta di fondi, utilizzando anche in questa raccolta di fondi quelle attività che noi consideriamo, fortunatamente in questo Consiglio Comunale all'unanimità, poco etiche. Per cui considero molto positiva questa proposta fatta dai consiglieri, che ha l'appoggio, penso, immagino, di tutti quanti, perché eviterà appunto di concedere il patrocinio, ma per quanto mi riguarda la cosa è anche retroattiva, a quelle attività, a quelle associazioni che hanno fatto un'iniziativa che
ha poi sfruttato un'attività che incide sulle ludopatie. Purtroppo ci ritroviamo a vivere in un paese in cui lo Stato consente che ci siano giochi d'azzardo, per poi andare a spendere cifre enormi per curare i ludopatici, per curare quelle persone che sono cadute nel tunnel del gioco d'azzardo. Io considero appunto sempre utili le proposte dei consiglieri, come è successo sul tema della concessione della cittadinanza onoraria a Sua Santità il Dalai Lama. Abbiamo organizzato poi l'Himalaya Festival, abbiamo approvato la proposta sull'omicidio stradale dello stesso Stoppato, poi abbiamo organizzato un'iniziativa pubblica molto interessante che ha portato alla nascita di uno sportello di mutuo aiuto per le famiglie delle vittime della strada, che inizierà domani sera a Casa Novarini. E voglio rispondere a questa proposta che viene da due consigliere comunali dicendo che inviterò le associazioni del territorio, le associazioni giovanili, perché con la delega alle politiche giovanili voglio impegnarmi affinché ci siano sempre meno ragazzi della mia generazione che corrano il rischio di entrare nelle ludopatie, per far sì che creino una serata di sensibilizzazione sul tema. Devo dire che a San Giovanni Lupatoto c'è un tessuto associativo molto reattivo, vedete ad esempio nel caso della proposta di salvare il Cineforum di San Giovanni si sono già mobilitate tantissime associazioni e sono sicuro che daremo un contributo importante. E quindi anche su questo tema sono certo che arriveranno dai giovani proposte per i giovani, per fare prevenzione e per evitare che ci siano scene poco edificanti per l'educazione dei ragazzi di San Giovanni Lupatoto. E di questo ne ha onore anche il Consiglio Comunale. Grazie. Stoppato, se non ci sono altri primi interventi, prendi. Posso? E prendi la parola per il secondo. Prego. Beh, ho sentito alcuni argomenti interessanti che meritano un ritorno e una riflessione. Mi riferisco a quanto ha detto la perplessità, insomma, di Aldo Marcolongo sul fatto della legittimità o meno di spostarli il più lontano possibile. Ho sentito anche la proposta di Nuvoloni dove di andare a distoglierli dalla vicinanza di luoghi sensibili, insomma, o siti sensibili. Ma io francamente in questa frase ti pregherei invece di non porci questo problema. Noi dobbiamo essere compatti e dare un messaggio forte alla cittadinanza, quindi lascerei tranquillamente questo, anche se, come dice il segretario, andranno in verifica, addirittura andrei a emendare questa aggiungendo anche quella non solo che vengano spostati in ZAI, ma che comunque siano lontani dai siti sensibili, perché visto e considerato che le perplessità ci sono, perché anch'io le posso avere, ma che in questo momento noi dobbiamo fare la nostra parte, lasciamo fare il governo e noi andiamo a pungolarli con le firme, con tutto quello che serve. Noi facciamo la nostra parte, facciamola forte, con coraggio, quindi la votiamo. Io addirittura sarei a proporre, se siete d'accordo, di inserire anche quello che diceva Nuvoloni, ma non per rubarlo, voglio dire, voglio sentire se sei d'accordo, perché io sono d'accordo anche nell'inserire questo. E qualsiasi iniziativa che ho sentito questa sera, che mi piacciono tutte, dall'assessore Bottacini, cioè tutto quello che si può fare si deve fare, lo dobbiamo fare. E quindi capisco anche voglio dire, l'altra volta quando io ho proposto questa situazione sui bar, al di là della sterile polemica, il senso che ve l'ho anche detto e lo ribadisco era: facciamo tutto quello che è possibile fare e insieme, perché questo è il nostro compito. Poi questo Consiglio Comunale di San Giovanni Patotto, facciamo la nostra parte, la Regione farà la sua, il Governo farà quello che deve fare, sperando che arrivino, ahimè non credo, a capire che questo è un problema che purtroppo secondo me è ancora all'inizio, sarà ancora peggio. Quindi non solo sono a favore, sono a proporvi di non aver timori e se serve aggiungere qualcos'altro, aggiungiamolo. Quindi a voi la scelta, ma io sono d'accordo. Ti vedo. Allora, la proposta di Stoppato, volevi commentare, Sindaco, tu qualcosa? Sì. O se no io ho provato a buttare giù un'idea.
ho ascoltato il dibattito sia da parte dei consiglieri di maggioranza e minoranza, anche l'intervento che ho apprezzato moltissimo dell'assessore Taglietta e anche quello dell'assessore Bottaccini, che è andato nel dettaglio di una serie di problematiche che ci sono e di risposte che dà la cittadinanza. Credo che proprio perché l'organo del Consiglio e soprattutto è espressione totale della rappresentatività dei cittadini di San Giovanni di Lupatoto, che abbiamo capito che la motivazione sulla quale stiamo trattando è importante, va in contrasto anche con iniziative, in questo caso della filiera verticale della politica, che spesso volentieri, Beppe, anche tu lo dici, no? Ci trova in contrasto tra l'operatività sul territorio e poi invece quella che è l'operatività dell'ente centrale. Allora ritengo valido l'inserimento nella mozione anche della proposta del consigliere Nuvoloni, visto che l'ha proposta lui, quindi questo si può inserire, per noi, per la maggioranza, si può inserire nel contesto di questa mozione. Sì, io infatti avevo semplicemente aggiunto, ma chiedo conforto tecnico se può andar bene, di integrare il secondo punto della delibera dicendo di impegnare il sindaco e la giunta a modificare il regolamento urbanistico in modo da posizionare eventuali altre sale slot in zona industriale, virgola, o comunque lontane da siti sensibili, in particolare per la loro frequentazione giovanile, tra parentesi scuole, parchi giochi, impianti sportivi, eccetera. Per me, butto lì, perfetto. Ma c'era amabile da Sasso, se vuole. No, io volevo solo sottolineare che sono d'accordo di non avere assolutamente paura di inserire ulteriori limiti a questa cosa. Poi è chiaro che purtroppo si delinea ancora una volta la lontananza dal legislatore, che è sempre e assolutamente in ritardo, e qui non sicuramente per ignoranza, ma perché dietro a queste cose ci sono interessi economici pazzeschi. Dobbiamo dirlo forte e chiaro e non aver paura di dirlo, perché se non ci fossero interessi economici la cosa cadrebbe da sola. In realtà gli interessi sono tanti e potenti, e non frega niente, sembra, che della salute dei cittadini, perché poi chi è che risponde sul territorio? Sono i comuni che devono affrontare le problematiche verso i cittadini, sono le ASL di competenza, perciò la ricaduta sul territorio è molto pesante, i costi sono molto alti, i costi per la salute. Sembra che al legislatore non interessi granché, appunto perché dietro gli interessi sono molto forti, ma ancora una volta c'è questa lontananza. I comuni, le amministrazioni devono rispondere sul territorio e sono in prima linea. Roma è lontana da questo punto di vista, e purtroppo lontana lo vediamo anche per il fumo. Adesso la barzelletta ultima, non so se è rientrata, abbiamo fatto anni la battaglia per il divieto di fumo nei luoghi pubblici, che poi era una cosa anche di civiltà e di rispetto, anche di esempio per le generazioni che devono crescere, e se non erro la sigaretta elettronica adesso viene ammessa. Io credo che è una sconfitta questa, non tanto perché che esempio diamo alle generazioni che crescono? Possiamo permetterci tutto, voglio dire. Allora, il fumo uccide, l'abbiamo scritto, e chi ha il vizio purtroppo molti non ce la fanno. La salute è importante, però si fuma, ci sono i monopoli di Stato e lì ci sono i soldi. Lo Stato è là e siamo sempre lì, è un circolo vizioso, dove ci sono i soldi, dove ci sono interessi, sembra che non si possa, che la salute passi in secondo piano. Ecco, voglio dire, credo che veramente queste cose devono servire da pungolo a livello comunale, perché siamo in prima linea, ma province, regioni, tutti dobbiamo impegnarci perché arrivi a Roma una voce forte e chiara di assumersi le responsabilità, perché dovremmo anche dimostrare i costi sociali di queste piaghe, perché non li mette in conto nessuno ci dice quanto è alto il costo sociale di queste cose.
Grazie Dal Sasso. Nel frattempo abbiamo completato insieme col segretario la dicitura, ma comunque la rileggo nel momento in cui la approviamo, è molto simile a quella che abbiamo steso poco fa. E se non ci sono altre aggiunte, io pongo in votazione i due emendamenti e poi tutta la mozione. Il primo l'ha letto la consigliera Vesentini e riguarda l'adesione alla raccolta di firme per il sostenimento di una legge di iniziativa popolare che regolamenti il fenomeno, diciamo, delle sale giochi in maniera da evitare, insomma, tutti questi fenomeni poi di malesseri sociali e disturbi anche psichici. Sono favorevoli all'emendamento 4, 8, 10, 12, vedo Teoli, scusa, non vedo, 13, perfetto, unanimità. E c'era l'altra aggiunta al punto 2 che rileggo per chiarezza. Il punto 2 diventerebbe, se votiamo, di impegnare il sindaco e la giunta a modificare il regolamento urbanistico in modo da posizionare eventuali altre sale slot solo in zona industriale, virgola, o comunque lontane da siti sensibili, virgola, in particolare per la frequentazione giovanile, tra parentesi scuole, parchi giochi, impianti sportivi, circoli ricreativi, centri giovanili, eccetera. Chiuso parentesi. Sono favorevoli 13 totale. Bene, votiamo complessivamente la mozione, così come l'abbiamo emendata, sono a favore 13 unanimità. La mozione quindi è approvata. E i punti da votare sono finiti, me ne manca uno che è una comunicazione obbligatoria al Consiglio Comunale di prelevamento dal fondo di riserva. Sono stati effettuati per un totale di 6.000 euro due prelevamenti, uno di 2.000 euro per un controllo, un servizio di controllo mense, e 4.000 euro per la conduzione scuola bus. Quindi un totale di 6.000 euro iscritti nel bilancio di previsione 2013. Buona serata e appuntamento al prossimo consiglio. Ah già, bene, subito. Se vi volete trattenere c'è la proposta di legge, la firmo e poi ve la passo.